Allora, negli scorsi mesi abbiamo svolto qualche iniziativa a sostegno e a salvaguardia degli alberi, dei 5 bagolari che sono stati abbattuti, per poter lasciare uno spazio non in questo luogo ma sulla parte destra di questa struttura che sarà la nuova palestra della scuola media Locatelli. Sono stati abbattuti i 5 alberi bagolari. Avevamo notato, fotografato, perché da tempo stazionavano in questo cortile come nell'altro cortile della scuola elementare quelle che un tempo erano le statue che facevano parte della vecchia piazza della Vittoria, statue che probabilmente non hanno alcun valore. Allora, dicevamo che queste statue che facevano parte del paesaggio, dell'immagine della vecchia piazza della Vittoria sono state distribuite, abbandonate, insomma, comunque recuperate su questo luogo che una volta era l'ingresso, uno degli ingressi della scuola media Locatelli di Locate. Sotto quell'albero ci sono i resti di un altro reperto. Qui c'è quella che è rimasta, ma ce n'erano due, l'altra rimaneva a fianco a quel gabbiotto di legno che dopo l'abbattimento degli alberi, dopo l'innalzamento della struttura di questa che sarà la nuova palestra delle scuole medie di Locate, beh, l'altra statua non c'è più, non sappiamo se si è rotta, se fosse stata rotta sarebbe magari stato lasciato il materiale in questa zona, però non c'è più, nessuno ci ha ancora risposto, nonostante a nome di Locate Vittba abbia scritto al sindaco e ai responsabili degli uffici comunali su quale sorte è toccata a quella statua, che forse appunto non avrà nessun valore economico o storico-culturale, ma quello della memoria storica comunque la conserva insieme alle altre statue di epoca trivulziana che facevano parte di quello che era, insomma, la storia locatese. Questa mattina siamo venuti sul posto per ribadire ancora una volta la nostra domanda: dov'è finita l'altra statua che raccontava della memoria storica dell'antica piazza della Vittoria di Locate? Per locateviva.it.